Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Lamsiade Chiesi Italia S.p.A. Ultimo aggiornamento, 26 settembre 2022. Cos'è Lamsiade? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Lamsiade durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Lamsiade? Lamsiade è un farmaco a base del principio attivo velmanase alfa, appartenente alla categoria degli enzimi e nello specifico enzimi. È commercializzato in Italia dall'azienda Chiesi Italia S.p.A. Lamsiade può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni Lamsiade 10 mg, 2 mg/ml, polvere per soluzione per infusione 1, flaconcino. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Chiesi Farmaceutici S.p.A. Concessionario: Chiesi Italia S.p.A. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo: Velmanase alfa. Gruppo terapeutico: enzimi. Forma farmaceutica: soluzione. Indicazioni: terapia enzimatica sostitutiva per il trattamento di manifestazioni non neurologiche in pazienti affetti da alfa-mannosidosi da lieve a moderata. Vedere paragrafi 4, 4 e 5, 1. Posologia: la terapia deve essere supervisionata da un medico esperto nel trattamento di pazienti affetti da alfa-mannosidosi o nella somministrazione di altre terapie enzimatiche sostitutive, enzyme replacement therapies, ERT, nelle malattie da accumulo lisosomiale. Lamsiade deve essere somministrato da un operatore sanitario capace di gestire l'ERT e le emergenze mediche. Posologia: il regime posologico raccomandato è 1 mg/kg di peso corporeo, somministrato una volta alla settimana tramite infusione endovenosa a velocità controllata. Per la velocità di infusione, vedere paragrafo modo di somministrazione. Per i pazienti che tollerano bene le infusioni, è possibile prendere in considerazione la somministrazione delle infusioni di Lamsiade a domicilio. La decisione di passare alla somministrazione domiciliare delle infusioni deve essere presa in seguito a valutazione e raccomandazione da parte del medico curante. I pazienti che manifestano reazioni correlate all'infusione, incluse reazioni di ipersensibilità o reazioni anafilattiche, durante l'infusione a domicilio devono immediatamente ridurre la velocità di infusione o interrompere il processo di infusione, in base alla severità della reazione, e rivolgersi a un operatore sanitario. La dose e la velocità di infusione in caso di somministrazione domiciliare dovranno essere le stesse utilizzate nel contesto ospedaliero e potranno essere modificate solo sotto la supervisione di un operatore sanitario e del medico curante. Prima di avviare la somministrazione domiciliare delle infusioni, il medico curante e/o l'infermiere dovranno impartire un addestramento adeguato al paziente e/o alla persona che se ne prende cura. Popolazioni speciali: compromissione renale o epatica. Nei pazienti con compromissione renale o epatica, non è necessario alcun adattamento della dose. Anziani: non ci sono dati disponibili e non è descritto un uso specifico nei pazienti anziani. Popolazione pediatrica: nella popolazione pediatrica, non è necessario alcun adattamento della dose. Modo di somministrazione: solo per uso endovenoso per infusione. Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6, 6. La soluzione ricostituita di Lamsiade deve essere somministrata tramite un set per infusione dotato di una pompa e di un filtro in linea a basso legame proteico da 0,22 mm. La durata dell'infusione deve essere calcolata su base individuale, considerando una velocità massima di infusione di 25 mL/h per il controllo del carico proteico. La durata minima dell'infusione deve essere di 50 minuti. Una velocità di infusione più bassa può essere prescritta quando clinicamente appropriato secondo il giudizio del medico, ad esempio, all'inizio del trattamento o in caso di precedenti reazioni correlate a infusione, infusion related reactions, IR. Per il calcolo della velocità di infusione e del tempo di infusione, sulla base del peso corporeo, vedere la tabella nel paragrafo 6, 6. Il paziente deve essere tenuto sotto osservazione per l'IR per almeno un'ora dopo l'infusione, a seconda delle condizioni cliniche e del giudizio del medico. Per ulteriori istruzioni, vedere paragrafo 4, 4.
controindicazioni severa reazione allergica al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Gli effetti del trattamento con Velmanase alfa vanno periodicamente valutati e va considerata l'interruzione del trattamento nei casi in cui non si osservino benefici evidenti. Poiché l'accumulo e i danni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere l'AMSIED durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere l'AMSIED durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non sono disponibili dati relativi all'uso di Velmanase alfa in donne in gravidanza. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti su gravidanza, sviluppo embrionale barra fetale, parto. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. L'AMSIED non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse più comunemente osservate sono state aumento ponderale, 15%, IR, 13%, diarrea, 10%, cefalea, 7%, artralgia, 7%, appetito aumentato, 5%, e dolore agli. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non esiste alcuna esperienza relativa al sovradosaggio di Velmanase alfa. Negli studi clinici, la dose massima di Velmanase alfa è stata di una somministrazione singola di 100 unità barra chilogrammi, corrispondente a circa 3,2 mg barra chilogrammi. Durante l'infusione di questa dose più elevata, in un paziente è stata osservata febbre di intensità lieve di breve durata, 5 ore. Non è stato effettuato alcun trattamento. Per il trattamento delle reazioni avverse, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 8. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Altri prodotti per il tratto alimentare e il metabolismo, enzimi. Codice ATC, A16 AB 15. Meccanismo d'azione Velmanase alfa, il principio attivo di l'AMSIED, è una forma ricombinante dell'alfa-mannosidasi umana. Proprietà farmacocinetiche. Nei pazienti affetti da alfa-mannosidosi, non sono state riscontrate differenze farmacocinetiche evidenti legate al sesso. Assorbimento. L'AMSIED è somministrato per infusione endovenosa. Dopo infusione settimanale di 1 mg barra kg di Velmanase, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute, tossicità in età giovanile e tossicità della riproduzione e elenco degli eccipienti sodio-fosfato di basico di idrato sodio-fosfato monobasico di idrato mannitolo-glicina. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.